Da 20 anni investiamo le nostre passioni in ricerca, innovazione e solo per garantire ai nostri figli ancor più un futuro migliore. È un ricordo senza tempo vivere. Bisognerà necessariamente attendere l'articolato iter delle procedure di ammissione e delle iscrizioni che partiranno il 27 giugno e che si protrarranno sino al 18 luglio prima di poter conoscere la composizione dei due gironi della C1 2008-2009. Ed il presidente Mario Macalli in tal senso ha fatto chiaramente intendere che le 7 formazioni campane, per ovvi motivi di ordine pubblico, saranno separate e che il criterio utilizzato sarà quello longitudinale est-ovest. Per forza di cose, di conseguenza, quello che nascerà sarà un girone verticale. E noi, con il valido apporto del segretario sportivo dell'FC Crotone Anselmo Iovine, ci siamo dilettati in 2 possibili ipotesi. Nella prima abbiamo inserito le 2 squadre dell'Adriatico, il Crotone e qualche squadra campana, Ternana e Foligno. Bisogna sempre considerare i derby, quindi il Foggia, la Ternana e il Foligno potrebbero andare nel girone A e rimpiazzate ad esempio da Perugia, Arezzo e Reggiana nel girone B. Nella seconda ipotesi tutto rimarrebbe più o meno come in questa stagione. Le meridionali, qualche squadra campana, le toscane tutte ed altre della fascia est, più la reggiana. Prima ipotesi, o meglio girone verticale est-ovest, questo potrebbe essere il girone che interesserebbe il Crotone. Crotone, Gallipoli, Taranto, Foggia o Arezzo, Pescara, San Benedettese, Cesena, Ravenna, Venezia, Portogruaro, Padova, Verona, Potenza, Benevento, Sorrento, Juve Stabia, Ternana o Reggiana, Foligno o Perugia. Nella seconda ipotesi, più o meno come in questa stagione. Crotone, Gallipoli, Taranto, Pescara, San Benedettese, Potenza, Benevento, Sorrento, Juve Stabia, Marcianise, Perugia, Massese, Pistoiese, Lucchese, Arezzo, Ravenna, Cesena e Reggiana.